Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ha nevicato, finalmente ha nevicato, quindi oggi ci facciamo una bella passeggiata fino al... proviamo ad arrivare al rifugio Franchetti. Vediamo come la neve, se ci permette di arrivare. Nel caso in cui comunque siamo attrezzatissimi, abbiamo tutto, rampone, piccozze, eccetera, eccetera. E via, questa è la vista. Abbiamo parcheggiato poco prima del rifugio Cima Alta. Cielo. Il tempo sembrerebbe promettere bene. Quindi siamo carichi, siamo carichi, la temperatura è ottimale. Ci sono circa 5 gradi, 6 gradi. Non fa freddissimo, però ci vogliono i guanti, perché mi si sta congelando la mano per tenere la camera in mano. Quindi mettiamo i guanti. Per chi è del luogo vi faccio capire dove ho parcheggiato, inquadrandovi questa fontana. La strada è pulita. Quindi, cioè pulita, nel senso, con una macchina alta si arriva tranquillamente. Non c'è ghiaccio, però sono anche le 10 di mattina, quindi magari la sera. Abbiamo superato il rifugio Cima Alta, che vabbè non si vede. Adesso proseguiamo un passo alla volta, perché la neve non è il massimo, quindi vediamo se salendo indurisce un po' e proviamo a raggiungere il rifugio Franchetti. Se no è un fallimento. Questo, opla, il corno grande. E adesso seguiamo la terra più o meno battuta, giriamo a destra, saremo per di là e arriviamo prima all'albergo di Ruto, poi alla Madonnina, poi se riusciamo al rifugio. Il tempo il meteo non metteva né pioggia né neve. Vediamo. Vedete il ghiaccio? Cioè non è ghiaccio. Sotto c'è la terra. Barra pozzette, micro pozzette di acqua. Comunque, qual è la croce? Magari ci passiamo al ritorno. Corno grande e corno piccolo. Adesso saliamo da qua. Ecco, perfetto. Ho preso una pozza d'acqua. Io ripeto, questo non vuole essere un tutorial di alpinismo o escursionismo. Quindi, insomma, prendete le cose con le pinze. Errore di valutazione nell'abbigliamento, perché sto morendo di caldo. Ho sbagliato. Vabbè, speriamo che si abbassa la temperatura a questo punto. Bello camminare dove non ci sono orme umane. Ho
Ovviamente non avevo la videocamera accesa. Porca miseria, mi è passato un animale. Mo' dico camoscio, ma prendetela con le pinze. Di fronte a una velocità assurda. Guardate le orme. Seguiamo le sue orme? No, perché lui riscende a valle e noi invece dobbiamo andare su. Quindi giriamo di qua. Allora, la neve si sta alzando, quindi è il caso di mettere le ghette, se no mi bagno completamente i piedi. Magari per chi è di qua sembra scontato, però cioè salire sulla montagna più alta dell'Appennino guardando il mare non è da tutti. Non vuole essere campanilismo di nessun tipo, però ce l'abbiamo in Abruzzo, quindi sponsorizziamo questa cosa. Un po' giù è il mare, adesso non so quanto si vede in camera perché c'è un po' di foschia, però c'è il mare. Arrivati all'albergo. Allora il tempo sembra mantenere, quindi arriviamo su. Impianti ovviamente rimarranno chiusi anche quest'anno. Dico ovviamente perché ormai diciamo, è scontato. La località di Pratica di Tivo non ha più un impianto di risalita da ormai anni. Motivo? Bah, lasciamo perdere. Guardate che panorama meraviglioso. Allora, a destra. Sì, vabbè. Sinistra corno grande, destra corno piccolo. E in mezzo tra i due c'è il rifugio. Non so se si vede. Adesso arriviamo alla Madonnina, poi prendiamo il percorso che sale fino al rifugio. E niente, ci godiamo il panorama in silenzio. E il vento, ovviamente. Siamo arrivati alla Madonnina, stazione sciistica chiusa. Si prosegue. Allora devo dire che portare il giubbotto pesante alla fine si è rivelato utile, perché qui su adesso ci sono 2 gradi e qui, olè, si sprofonda, signori. Quasi fino al ginocchio. Corno piccolo, corno grande. Monti della Laga. Vabbè, Prati di Tivo lì sotto.
Valle del Teramano e il mare in fondo, che però c'è la foschia e quindi non si vede quasi nulla. E qui abbiamo Prena, Camicia, eccetera, eccetera. Giornata meravigliosa fino adesso, non c'è, vabbè, c'è nessuno, c'era da aspettarsi. E si sale, siamo di qua che sembra più battuto. Alla fine portarsi il giubbotto pesante ha avuto il suo perché, dato che qui ci sono 0 gradi e comincia a fare freschetto. Ci siamo lasciati alle spalle la Madonnina e l'albergo. Ovviamente questo è un percorso per esperti, perché c'è la neve, perché si sale, perché per arrivare al rifugio comunque è abbastanza ripido e bisogna avere un'attrezzatura adeguata, scarpe invernali, abbigliamento invernale, ghette, che per chi non lo sapesse magari sono queste qui, che vanno a impedire la neve di entrare dentro lo scarpone, eventualmente piccozze e ramponi se si troverà il ghiaccio. Vediamo il rifugio, parliamo a bassa voce che non si sa mai le valanghe. È bello tosto l'inverno. Eccolo lì. Ragazzi, purtroppo è iniziato a nevicare, ma è un nevischio di quello bagnaticcio come sto acqua, quindi la neve non è buona. E in più, come potete vedere, cioè, eravamo arrivati, il rifugio è qui. Aspetto un po', un quarto d'ora, però niente. Piove. È finita, si riscende. Sperando di riscendere, perché non è neanche detto. Tra l'altro mi sono anche ciecato un occhio. Oh! Andiamo. Non so se si vede la disperazione nei miei occhi. No, perché c'ho gli occhiali, però comunque niente, era andato tutto benissimo. Giornata era perfetta. E niente, va bene, ci torniamo. Purtroppo questa non è la prima neve, ma diciamo la seconda, quindi cioè, è tutta granulosa, non vale la pena rischiare. Scendiamo. Ragazzi, siamo tornati alla macchina, al piazzale. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ci siamo fermati poco prima del rifugio perché le condizioni meteo ci erano avverse. Sono abbastanza innervosito da questo perché ci tenevo parecchio, dato che erano più di 6 settimane che non venivo in montagna a causa maltempo. Però rischiare inutilmente non ha senso e la montagna rimane lì a vita, come potete vedere, bellissima qui dietro. Quindi ci torneremo appena ghiaccia un po', in modo tale da poter mettere i ramponi e attaccare bene al ghiaccio. Questa era la prima uscita invernale, non è neanche inverno, ancora siamo in autunno, quindi diciamo la prima uscita con la neve. E niente, spero che anche questo video
tronco vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, spolliciate, condividete, fate un po' tutto. Ciao!